figlio del conte Erberto di Winchester e di Emma, sorellastra del re Stefano d'Inghilterra, Guglielmo Fitzherbert, conosciuto anche come Guglielmo di Tyworth, abbracciò presto lo stato ecclesiastico, divenendo verso il 1130 canonico di York e tesoriere di quel capitolo cattedrale. Andata a vuoto dopo la morte dell'arcivescovo Trustano, l'elezione alla sede di York di Enrico di Salli, abate di Fécamp, il quale non volle lasciare la sua abbazia per il vescovato, fu posto sulla cattedra episcopale nel gennaio del 1141. Guglielmo, assai stimato per la profonda pietà che lo animava ed amato inoltre per la sua bontà e la santità di vita, la sua elezione fu tuttavia fortemente contrastata dall'arcidiacono Walter di Londra e da alcuni altri, che sostenevano invece la candidatura, a quanto pare, del cistercense Enrico Murdach, rimasto comunque in minoranza. Dall'arcivescovo Teobaldo di Canterbury, presso gli oppositori di Guglielmo, avevano fatto ricorso, avanzando contro di lui accuse di simonia e di intrusione regia. L'affare venne rimesso al giudizio della sede apostolica, ma Innocenzo II riconobbe la piena validità dell'elezione di Guglielmo il 6 settembre 1143. La morte di Innocenzo II e i due successivi brevi pontificati di Celestino II e di Lucio II riuscirono però fatali a Guglielmo. Immerso nelle cure della sua diocesi, aveva sempre procrastinato la richiesta del pallio e non poté più averlo anche se gli era stato accordato, perché il legato pontificio Imaro di Tuscolo, inviato appositamente in Inghilterra, se lo era riportato indietro, avendo dovuto far ritorno a Roma per la sopraggiunta morte del Papa. L'esaltazione al pontificato di Eugenio III, il 15 febbraio 1145, rianimò le speranze di Enrico Murdach, il quale ricorse immediatamente al nuovo Papa, giovandosi non solo del fatto di essere anch'egli cistercense, ma soprattutto della protezione di Bernardo di Chiaravalle, ascoltatissimo maestro di Eugenio III. Il Papa, infatti, non esitò ad accogliere le proteste del Murdach e le istanze di Bernardo. Sospeso in primo tempo, Guglielmo dalle sue funzioni episcopali, finì poi col deporlo e col sanzionare la nuova elezione dell'abate di Fontaine, a cui conferì egli stesso la consacrazione arcivescovile il 7 dicembre 1147, dandogli anche il pallio. Privato in tal modo della sua diocesi, Guglielmo si recò dapprima per qualche tempo alla corte di Ruggero, re di Sicilia e suo parente. Quindi, tornato in Inghilterra, si ritirò presso lo zio vescovo Enrico di Blois, a Winchester, dove rimase fino al 1153, allorché, morti a breve distanza l'uno dall'altro, Eugenio III, San Bernardo, e il nuovo pontefice Anastasio IV, che si dichiarò senz'altro in suo favore. Avuti finalmente i riconoscimenti e i suoi diritti e ricevuto in pari tempo anche il pallio, Guglielmo poté rientrare nella sua antica sede di York, i primi di maggio del 1154, trionfalmente accolto da tutta la popolazione. Il crollo di un ponte di legno sul fiume Ouse, rovinato improvvisamente sotto il peso eccessivo della folla che vi si era ammassata, senza tuttavia che si avessero a lamentare vittime, accrebbe la popolarità di Guglielmo, che cominciò anche ad essere oggetto di particolare venerazione, perché si volle attribuire alle sue preghiere la miracolosa incolumità di quanti erano stati trascinati nel crollo del ponte. Per pochissimo tempo, non di meno, poté egli governare la sua recuperata diocesi, perché un mese dopo il suo trionfale ingresso a York venne colto da un subitaneo e grave malore, mentre di domenica stava celebrando la messa, morendo qualche giorno dopo, l'8 giugno 1154. Sepolto in una cappella della sua cattedrale, sulla tomba non tardarono a verificarsi frequenti miracoli che ne favorivano la canonizzazione nel 1227 per opera di Onorio III, come risulta dal Martirologio Romano, in cui, sotto la data dell'8 giugno, si può leggere infatti: «Ab Honorio Papa Tertio in Sanctorum Canonem Relatus Est». Nel 1284 il corpo di San Guglielmo venne trasferito dal suo primitivo sepolcro nella navata centrale del tempio, alla presenza di Re Edoardo I e della regina Leonora,
ma i preziosi resti, che pur non ebbero a soffrire danno per tutto il tempo della Riforma, scomparvero durante il secolo XVIII. La festa del santo si celebra l'8 giugno, mentre il 9 gennaio viene commemorata la traslazione delle sue reliquie. Carissimi, ecco un'altra biografia del sito santiabeati.it di Niccolò del Re, che attraverso appunto l'Enciclopedia dei Santi ci mostra ancora una volta quelle che furono un po' le santità che ci sono state lungo i tempi. Quindi molte volte noi vediamo che appunto attraverso questo caso, che poi sono i casi emblematici della santità, quindi un percorso irto di sfavori, ma appunto vi sono quelle manifestazioni in cui il miracolo è sotto gli occhi di tutti, quindi nessuno può negare che vi sia stato realmente una presenza di Dio, o che veramente lui avesse vissuto quel Emanuele, il Dio con noi. Quindi anche in questo caso poi, come noi ben sappiamo, ogni volta che vi è una manifestazione in cui il Signore si degna di dare dei doni e dei carismi, allo stesso modo poi dopo inizia la venerazione delle persone. Ecco, in questo caso appunto il santo che ha vissuto i suoi travagli sicuramente viene riconosciuto, ma viene riconosciuto anche a posteriori. Poi, come succede in varie situazioni, un po' per i culti personali, un po' per varie situazioni, rubano le spoglie. Mi ricordo appunto di una mia cara amica che aveva avuto l'onore di prendere uno dei guanti di Padre Pio. Probabilmente Padre Pio ne avrà avuto più di uno, però questo era un guanto di Padre Pio e non lo ebbe più indietro. Ma questi furti, tra virgolette, sono abbastanza rituali laddove vi sono dei culti, quindi è un po' quando noi vediamo la trafugazione delle opere d'arte, quindi vi è questo culto in cui appunto la gente, pur di avere questa cosa, pensando che poi alla fine la sottrazione di quella reliquia possa portare del bene, però assolutamente il furto è condannato dalla Bibbia, dal Magistero della Chiesa Cattolica, ma la gente ancora una volta non capisce. Ma questo succede ovunque. Quindi possiamo trovarle in tutte le chiese, che esistono questi piccoli grandi furti in cui vengono rubate delle cose. Ed è proprio questa la situazione che noi oggi andiamo un po' a sviscerare, quelli che sono appunto i culti delle persone. Il nostro santo oggi si può dire che comunque abbia fatto un bel percorso, perché comunque in ogni caso ha vissuto quello che poi vivono le persone di santità, come ha vissuto il Padre Pio, che è stato privato per anni della sua facoltà di poter fare messa, di poter confessare e di fare messa apertamente. Quindi in base a queste cose qui rivediamo nel santo che ha avuto un po' quella vicenda che lo stesso Padre Pio visse secoli dopo, ma fa parte appunto del percorso della croce, quindi nulla di particolare. Questo è la base un po' di tutto. Quindi molte volte noi, per accedere alla santità, dobbiamo essere privati di quel qualche cosa che poi è fondamentale anche nella nostra vita: la grandezza nel saper affrontare le vicissitudini della nostra esistenza. È proprio quella in cui dobbiamo essere pronti nella nostra vita a dare ciò che noi abbiamo di più importante. Mi ricordo una piccola mistica della zona di Roma, mi sembra, che non ricordo bene il nome, lei aveva dei denti bellissimi. Il Signore gli disse: ma tu saresti disposta a cedermi quello che di più bello hai del tuo essere per darlo appunto in offerta ai peccatori, per le varie situazioni? Lei disse di sì, e poi lei perse tutti i denti. Quindi di conseguenza, per dire, questa situazione qui, che è abbastanza comune in
quelle persone in cui il Signore chiede quel qualche cosa, in quelle persone in cui il Signore ama. Quindi di conseguenza ricordiamoci sempre che più noi saremo amati da Dio, più saremo privati. Poi è vero, succede come succederà con Giobbe, che verrà privato di tutto, ma gli verrà dato, e quello che gli verrà dato è in aggiunta e anche superiore a quello di prima. Però dobbiamo essere sempre pronti con le candele accese, come la parabola delle vergini, a dire: Signore, eccoci pronti. La.